piazza Gremita questa mattina per la storica manifestazione di pallavolo del trofeo Dino Ambrosini, che ha visto scendere in piazza per la 36esima edizione numerosi ragazzi provenienti da varie scuole della città. L'evento conclude sportivamente da tradizione l'anno scolastico relativo alle classi quinte della scuola primaria. Abbiamo anche delle scuole che vengono da San Costanzo, da Monteporzio, da Cartoceto. Quest'anno siamo riusciti a raggiungere per la scuola primaria, quindi la ex scuola elementare, 44 formazioni. Per la scuola secondaria, quindi l'ex scuola media, 50 formazioni. Ogni formazione è composta da 4 ragazzi, 2 maschi e 2 femmine che a rotazione dovranno prendere posizione in campo. L'evento organizzato in ricordo del professore Ambrosini, amante dello sport sia nel corso della propria attività professionale che come preside negli anni in cui dirigeva l'Istituto Gandiglio di Fano, proponendo uno sport come motore di spinta per i ragazzi in termini di crescita umana e scolastica. L'evento è stato reso possibile grazie alla Virtus Volley Fano e alla famiglia del professore, legata ormai da ben 4 anni al Memorial Bibo Giacomini, compianto professore di educazione fisica scomparso prematuramente nel 2015, dopo aver dedicato anni allo sport sia scolastico che agonistico. Per quest'anno siamo riusciti a predisporre 17 campi per far giocare i più di 400 ragazzi che quest'oggi sono qui in piazza. Per questo dobbiamo ringraziare, per tutto quello che siamo riusciti a mettere su oggi, dobbiamo ringraziare noi della Virtus, che sono giorni che lavoriamo con tutto il nostro staff per portare avanti questo torneo. Dobbiamo ringraziare il Comune di Fano e l'assessorato allo sport che ci ha permesso di utilizzare la piazza.